Nella storia moderna non ricordiamo altre epidemie diffusesi così in fretta. Stanno dando fuoco agli edifici. Le autorità si preparano ad altre rivolte. Verificando l'incendio. Era avvenuto un racconto completamente sfigurato dalle ferite. È stato dichiarato lo stato di emergenza. Il CDC ha isolato l'intera regione centro-occidentale degli Stati Uniti. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Corp. È con questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Quest'incubo mi perseguita. Altri 3 giorni, poi dirò addio a questa città.
Quante pillole. Diavolo. Ok, addio. Pronto? Sì, stai bene. Brad, cosa c'è? Senti, devi andartene da lì. Cosa stai dicendo? Non c'è molto tempo. Vattene via da lì. Ora, subito. Ok, fammi prendere. Yeah.
Jill! Da questa parte! Brad! Stai bene? Che cos'era? Non ne ho proprio idea. Pare che ce l'abbia con gli unici due stars rimasti in città. Tu? Ehi. Io me la squarco. Guarda tipo, più tempo passa, più siamo fottuti. Come è potuto succedere così in fretta? Non lo so. Ma i casini non arrivano mai da soli. Molto peggio di Hartley. Ehi, aspetta! Siamo qui! Dannazione! Non posso crederci. Come ha fatto l'infezione a propagarsi così? Fred! Stai attento! Di qua! Quanti cazzo sono?
scusami. Dai, batti cazzo. È il mio turno, stronzo. Sono qua io. Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos. Ti porto via da qui. Coraggio. Andiamo in un posto sicuro. Forse siamo al sicuro. Lo spero. Riportiamo i sopravvissuti. Qui dove? Stiamo usando un treno della metro come rifugio. È sicuro. Sto bene. Ehi, non mordo, sai? Ah, capisco. Andiamo. Ma non ci credo. Chi è il coglione che l'ha chiusa? Mi spiace, ci tocca fare il giro. Ehi, cosa diavolo è quel mostro? Non lo so. Mai visto nulla di simile. Ma non è un zombie. Farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Ma dove i tipi ostinati? Per niente. È tutto tuo. Tranquilla, sei in buone mani. Sono della divisione contromisure minacce biologiche dell'Umbrella, UBCS. Cosa hai detto? Che cazzo hai detto? Siete voi la causa di tutto questo? Ehi, ehi, ehi! Cosa vuoi dire? Sei libera di non fidarti, ma io devo andare al rifugio. Vieni con me. Avanti, da questa parte. Capitano, alla signorina serve aiuto. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ah. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio.
Non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Ok, Superstar. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è una radio. Stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Sali al piano di sopra. Troverai dei rifornimenti. Ok. Merda, capitano. L'hanno lanciata per bene. Non morirò certo per questo. Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente. Ti guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto. Vado subito. Thank you.
Forse potrei riuscire a farlo funzionare se solo trovassi qualcosa da infilarci. Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. Carlos, sono nella strada principale. Che faccio? Vedi dei grossi tralicci? È la sottostazione. Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Intendi forse il vicolo in fiamme?